sto facendo questa casa museo con tutti oggetti di recupero, dalle tegole, mattoni inferriati, portoni, tombini. La maggior parte di questo materiale l'ho raccolto sulla via Ardeatina, c'è un grande deposito di materiale inerte di tutti i palazzi di Roma che sfascia, e lì c'è questo grande deposito comunale. E io sono da 30 anni più, 40 anni che vado sempre lì, mi conoscono gli operai, quelli che ci lavorano lì, molti oggetti mi mettono da parte, oppure certo io quando sto io viene un cavo a scaricare, la roba che io vedo che è interessante, me la prendo e logico, allora gli ho sempre regalato un fiasco di vino, gli portavo il miele, gli portavo, oppure le sigarette, gli regalavo sempre un po' di... e allora molti oggetti me li mettevo da parte e quindi grazie a questo sistema ho rimediato un sacco di trave antichi, tavole. Mattoni, qualsiasi materiale inferriate, e di tutto questo materiale ci sto facendo questa casa. E certi addirittura mi chiamano, dice quel morto di fame, perché non sanno che sono Agostinelli, i primi tempi. Dice c'è uno sulla via mia, un morto di fame, va raccogliendo tutti gli oggetti vecchi che può rimediare, non c'è un soldo, manco di comprare i blocchetti. Insomma, c'ho le critiche, delle cose assurde. E che sta facendo questo muro tutto storto, brutto, perché è storto? Perché effettivamente ci ho fatto lavorare i contadini che vengono dalla Romania, non i muratori veri e propri che ti fanno dire che sono troppe diritte, no? Precise. Allora l'ho fatto appunto per dargli un'anima alla costruzione stessa, perché se uno lo fa, uno autodidatta, vi dicendo, ci mette un po' di... Invece il muratore che lo fa per mestiere, troppo squadrato, preciso, non gli dà l'anima. E quindi lo volevo fare con le mani mie, però anch'io so fare il muratore, so fare, però non, il tempo mi manca, quindi mi sono dovuto appoggiare per forza a questi operai improvvisati, insomma, muratori improvvisati. La storia della lampadina è bella, importante, questa è una piccola raccolta, ma ce l'ho tanti dentro i scatoloni che non c'ho tempo da appenderli. Sì, mi serviva vari usi.